da Roma. Un posto stupendo se sei una marmitta. Rai 2 è moderatamente orgogliosa di presentare Satiricon, una verde praderia per il pascolo abusivo di intellettuali politicamente impegnati. Questa sera sono con noi Nicky Anderson. Alberto Fortis. E ora un uomo i cui piedi hanno l'alluce nel mezzo, Daniele Luttazzi. Grazie, buonasera, come va? Molto gentili, grazie, grazie, basta così. Abbiamo distribuito LSD, per ricominciare, sembra che funzioni, tanto fare, no? Benvenuti a Satiricon, 50 minuti di comicità nascosta dietro una cortina fumogena di carne femminile. Io sono Daniele Luttazzi e mi piace superare la barriera del suono del cattivo gusto. Continuano le polemiche su Satiricon. Adesso sostengono che avete dei problemi. Luttazzi ha dei problemi. Ho avuto un'infanzia difficile. Non che i miei genitori non fossero protettivi, a loro modo lo erano, quando attraversavo la strada piazzavano scommesse. Ma erano incerti su che educazione darmi. Mio padre, ad esempio, voleva che imparassi le arti marziali, no? Per difendermi dalle angherie dei bulli, dei più gradassi, eccetera, eccetera. Mia madre invece non voleva perché odiava la violenza. Cosa hanno fatto? Mi hanno iscritto a una scuola di danza dicendomi che era karate. Un giorno mi circondano tre bulli, io gli faccio: forza, fatevi sotto, forza, fatevi sotto, fatevi sotto. Mia madre però aveva fiducia in me, diceva sempre che da grande sarei potuto diventare chi volevo, grazie al mio talento. E quando gli chiedevo, ad esempio, le diceva: fai troppe domande per un pappone. Ma per fortuna ho anche dei buoni ricordi. Da piccolo, quando i miei ci portavano in gita con la 600, ricordo che mi piaceva sporgere la testa dal finestrino e sbatterla contro la testa dei cani che si sporgevano dalle auto che incrociavamo. Non mi facevo niente, sporgevo la testa di mio fratello. È una cosa che gli serve ancora oggi per il suo lavoro. Mio fratello fa un lavoro molto difficile, molto, molto creativo. Io a volte lo invidio. Mio fratello fa il manichino nei crash test. Avete presente i crash test automobilistici, no? Quelli dell'impatto. Mio fratello fa il manichino nei crash test. Come ha cominciato? Per caso, per puro caso. Cioè, gente già ha una fortuna, certa gente che... Mio fratello aveva questa mania di rompere le bolle d'aria di quei cellofan con le bolle. Avete presente il cellofan con le bolle qui da imballaggio, no? Cellofan con le bolle, no? Ok, è divertente schiacciare le bolle del cellofan. Chiunque l'ha fatto, no? Per mio fratello però era veramente una specie di... era una mania. E lui non poteva uscire di casa se prima non si riempiva le tasche di cellofan con le bolle. Dopodiché tutto il giorno... Era più che una maniera, era una specie di droga. E sapete com'è con la droga, no? Le dosi iniziali a un certo punto non ti bastano più, no, se vuoi provare le stesse emozioni. Così a un certo punto lui passò al cellofan con le bolle più grandi. Pum, 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 no? Poi un giorno è in auto, gli viene una crisi d'astinenza e gli viene l'idea di schiacciare la bolla dell'airbag. Sopravvive e impara un mestiere. Beh, è bravissimo a fare i crash test. L'ultimo... L'ultimo incidente che ha fatto però gli ha dato seri problemi. Alle sopracciglia. Una cosa molto grave, perché come sapete la maggior parte delle frasi che noi diciamo acquista un senso compiuto grazie alle sopracciglia che accompagnano il significato della frase, no? Faccio un esempio. Se io dico: al fuoco, al fuoco! Vedete le sopracciglia? Non ha senso dirlo così. Al fuoco, al fuoco! Ti prendono per deficiente, no? Ok. Mio fratello fa questo incidente bruttissimo, lo operano, un'operazione molto molto delicata, tutto bene per fortuna, solo adesso ha un piccolo effetto collaterale. Le sue sopracciglia fanno il contrario di quello che significa la frase. Adesso. E così tu gli chiedi, si chiama Marco, no? Gli chiedi: come va Marco? Lui ti fa: ho avuto un incidente gravissimo, ma adesso sto bene.
Fino all'anno scorso abitavo ancora con i miei, no? Il divertimento massimo di mio padre era irrompere nella mia cameretta e buttare fuori di casa la ragazza che trovava nel mio letto. Chi è questa troia? Solo perché era negra. Mio padre è uno stronzo razzista. Eh? Mi fa fare brutte figure. Non ha ancora capito che ormai io sono nel mondo dello spettacolo. Mi capita di fare certi incontri significativi. Chi era quella troia? Papà, era Naomi. Non capisce. Che posso fare? Non guai. Niente, sono lì con Naomi. Lei è nuda a letto. Io mi spoglio. Entro a letto con lei. E lei comincia a toccarsi. Per 20 minuti. Tutto da sola. Io le dico, ma cosa stai facendo? E lei mi dà una spiegazione molto new age. Mi dice, guarda Daniele, quando facciamo l'amore, noi due smettiamo di essere due corpi distinti, là tu e qua io. Quando facciamo l'amore, noi diventiamo un unico corpo, un'unica entità indivisibile. D'accordo, dico io, solo mi piacerebbe che tu prestassi un po' più d'attenzione al nostro cazzo. È il minimo, no? Sei mesi fa incontro una ragazza nuova a un barbecue, no? Non è vero, mi serve per fare la battuta, ovviamente. A volte però me l'immagino questa ragazza nuova a un barbecue. Bionda, quarta di reggiseno e una folta peluria sul petto. Beh, incontro questa ragazza nuova a un barbecue, molto, molto carina, Romina si chiamava, coi capelli biondi. Credo, non ne sono sicuro perché aveva i capelli in fiamme, quindi non... non faceva che parlare di sé, diceva al fuoco, capelli in fiamme, al fuoco! Ma nessuno si muoveva perché non muoveva le sopracciglia e quindi diceva, è deficiente quella ragazza, cosa sta dicendo quella ragazza? Che cosa? Al fuoco, perché pende in fiamme, al fuoco. Era nel crash test con mio fratello. Ora, sono l'unico a capire la gravità della situazione, no? C'è un incendio in corso, bisogna fare qualcosa, no? Quindi cosa faccio? Prendo un cagnolino, gli alzo la zampetta e spengo l'incendio, no? Come fosse un sifone del chef, no? E così facciamo amicizia. E mentre sono lì che le sto leccando il clitoride, lei mi fa. Mi fa. Daniele, com'è che voi uomini ci guardate sempre in faccia quando ci leccate? Io dico, come? Oh, l'altra polemica della settimana, come sapete, è relativa agli ospiti. La destra si lamenta perché inviterei solo quelli di sinistra. È falso! È da novembre che invito esponenti di destra. Berlusconi, Fini, Storace, Rutelli. Non vengono! Cosa devo fare? Andare a prendere a casa, cosa devo fare? Non vengono! Io li vedo in TV, a porta, da Biagi, da Costanzo. Più li vedo e più penso, ma la voglio davvero conoscere sta gente? Domenica è stato il vertice dell'Ulivo, a casa di Veltroni, no? Per fare il punto della situazione. 4 ore di discussione. Veltroni alla fine si è detto entusiasta. Del Piero aveva segnato. Si capisce? Oh, dal punto di vista politico, nell'Ulivo a tutt'oggi non ci sono certezze, ma sembra che, se giocherà bene le sue carte, il candidato sarà Rutelli. Meno male. Oh, Bruno Vespa ha minacciato di querelarmi, sapete questa cosa? Ha minacciato di querelarmi, sì, perché è una battuta che ho detto su di lui e lui se n'è un po' presa, no? È permaloso come un campo minato, quel ragazzo, è una cosa impressionante. Ho detto una battuta su di lui, la battuta era Vespa prendi il Viagra per non pisciarci sulle scarpe. Questa era... È una battuta, dai, è una battuta! Posso farla anche su di me, dai! Prendo il Viagra per pisciare sulle scarpe di Vespa, me la son presa, dai, mi sono offeso, no, dai, no, dai!